Restiamo a Terranova Bracciolini per un altro argomento, sicuramente differente da quello che abbiamo affrontato. Si tratta di un piano urbano del traffico che sarà discusso l'11 e il 18 aprile. Incontriamo l'assessore Giuseppe Pisciotti per parlare del nuovo piano urbano del traffico di Terranuova Bracciolini. Nelle prossime settimane ci saranno una serie di incontri nel territorio per associazioni e cittadini per parlare e presentare questo piano e capire che cosa cambia. Sì, siamo arrivati alla fase conclusiva dell'adozione del piano urbano del traffico, in cui la Giunta appunto presenta questa nuova riorganizzazione della viabilità all'interno del nostro comune, quindi all'interno soprattutto del capoluogo. In questa fase, prima dell'adozione che avverrà fra 30 giorni circa all'interno del Consiglio Comunale, stiamo predisponendo due incontri, uno con l'associazione che sarà fatta il giorno 11, un'altra con i cittadini il giorno 19 per recepire delle osservazioni sulla proposta fatta dalla Giunta Comunale. E possiamo anticipare quali sono degli elementi di cambiamento principali? Diciamo che presenteremo una ZTL dove come ZTL non è ancora stata decisa nessun tipo di orario, questo proprio per confrontarci con i cittadini e le associazioni. Sarà riguardato tutta quanta la viabilità sul centro storico, quindi i sensi unici, sarà preso in considerazione un senso unico su via Vittorio Emanuele e così via. Quindi, diciamo, è una rivoluzione abbastanza corposa di tutta la viabilità intorno al capoluogo. Logicamente, ripeto, questa non è niente di definitivo, è la proposta fatta. Noi siamo aperti a tutti i cittadini e a tutte le associazioni a recepire tutte le osservazioni del caso.